se fa piacere posso iniziare anche da subito. Riccardo. Riccardo, rispondi! Hai la più pallida idea di quante volte hai cercato di farmi fuori? Non lo sai che sei ancora più bella di come ti ricordavo? Ah, sai, cosa vuoi, mi difendo. Alla volta buona, Nina Soldano. Un posto al sole, hashtag Upas, le dicono le peggio cose, perché Nina, tu sei molto cattiva, cioè anche adesso col figlio di quella ragazza ucraina, siete spietati tu e tuo marito, siete troppo cattivi. Mi siedo? Ma sì, fallo. Oh, Dio mio, non ho più l'età. Ma che lo dici a me? Oddio mio, pensavo di essere... brava, come dire, bella, energica, invece guarda un po'. La vogliamo rifare? C'ho pure il fiatone. Lo rifacciamo? Lo dobbiamo rifare? No. No, ok. Ciao ragazze. Allora. Giriamo la ma bottiglia. Ma che bella, che devi fare? Ah, dobbiamo girare la bottiglia? Sì. Che ci mi conviene questa volta? No? Ci giocavi da piccola? Ma ci giocavo, sì. Sì? Con i miei amichetti, sì. Quanti baci davi ai tuoi amici? Oddio, ti volevano baciare tutti? Ma sì, purtroppo sì. E pensa che per questa cosa, a un certo punto, durante la mia fase insomma adolescenziale, decisi di ingrassare e di aumentare di peso per non avere troppi occhi addosso. Ma davvero? E però non ce l'ho fatta e continuavano ad avere gli occhi addosso. Eri troppo bella. E allora dico, sai che c'è? Dimagrisco e finita. Cioè, scusa, quindi la tua bellezza l'hai vissuta male, la tua adolescenza? Beh, diciamo sì, da ragazzina sì, non è stato facile. Perché li avevo proprio tutti addosso, ma proprio tutti. Cioè, io anche se mi vestivo, diciamo, non provocante, perché non lo sono mai stata, e avevo, come dire, il mio, la calamita, non so. Tutti, e questa non cosa mi dava con molto un fidanzato, fastidio. Fidanzato così nessuno magari. Beh, ma parliamo insomma la fase adolescenziale, cioè avevo sì giusto un filarino, un ragazzino. Non avevi un fidanzatino? Ma un fidanzatino. Cioè, primo sì. Bacio a che età, Nina? Dunque, ma vuoi sapere troppo adesso? No, vuoi entrare ma troppo è in prescrizione, direi, Nina. Allora, allora, il mio primo bacio l'ho dato a 14 anni. Ah, vabbè. Tardi, dici? No, troppo giusto, tardi? Giusto, io giusta. Ti direi giusto. Poi mi dicono le mie amiche che a 12... Ma io ero timidissima, sai? No, raccontami. No, ma ero proprio timida. Allora, mi trovavo a Riccione. Sì. Tu ai giardinetti, dove sei? Io sono nata a Pisa, di origine pugliese. Sì. E quindi, insomma, diciamo... ho girato molto, sì, sì, diciamo, il mondo, anche grazie a mio padre, che è istruttore più rota di aerei militari, e grazie a lui, diciamo, abbiamo girato, girato tanto. Eri a ci Riccione. Troviamo a Riccione. Sì. I giardinetti di Riccione, dove lì c'era una pista di pattinaggio, dove io andavo puntualmente a pattinare perché mi divertivo tantissimo. E lì c'era un ragazzino che a me piaceva tantissimo, ma non sapevo come fare! Si chiamava Walter. Walter? E com'era questo Walter? Walter, chissà! Walter! Dove è Walter? Vorrei dire Walter è qui, e no? Qui no, non si no. Può fare. E solo che io mi vergognavo come poche, e all'epoca c'era un barettino vicino dove vendevano le schiacciatine, che sì, erano queste... Sì. Sì, scrocchiarelle. Insomma, ma schiaccia proprio di sì, quelle scrocchiarelle. E quindi io non sapevo come fare per dirglielo che desideravo, no? Un baciarlo. Bacetto, che io non facevo altro che mangiare queste schiacciatine, ma ero...
ero diventata, ero proprio piena di farina, senti quelle cose proprio imbarazzanti. Da che lui a un certo punto mi prese e dice, vabbè, lui, basta niente. Walter. E mi dà questo bacio, con la scocchiarella in bocca. Profondo, no? Diciamo, insomma, un bacio con un contatto vero. Vero. E lì io mi vergognai come un cane e scappai. Ma pensare come? L'hai baciata e te ne sei andata? Me ne sono andata, perché ero così timida, capito? Beh, poi alla fine la timidezza è andata via, perché con Roberto vedo che vai che avanti. Roberto e Marina. No, quella è fiction, che significa? Io ti sto parlando della mia vita. Ma per me tu sei un po' Marina, cioè, Nina. No, ma che Marina? Tu sei un po' Marina, guardate i baci di Marina e Roberto. Roberto è stato qui con la sua vera moglie. L'ho visto. Ecco. Cos'è, un salone di bellezza? Salve, dottor Ferri. Salve. Non riesco a stare lontano da te. Ci ho provato, Roberto, ma proprio non ce la faccio. Allora siamo d'accordo? Beh, diciamo che per iniziare mi può andare bene. Oh, bene. Ennesimo fine settimana rovinato. E per cosa? Questa riunione è stata completamente inutile. Tu non sai di che cos'altro sono capace. E che cosa vuoi fare tu? Vuoi uccidermi? Dipende solo da te. Ammazza, capito? Ah! T'ammazzo, hai capito? Questi baci con Riccardo Polizzi. Lei ha detto altro che Riccione, altro che Romagna, qui con il Polizzi. Voi siete un po' i nostri Rigebruck, capito? Sì, che vero, vi lasciate, vero. Vi prendete, sì, vi risposate. Adesso siete risposati. Guarda, sai che non lo so, non so quante volte sono, 3, 4, no? Non lo so, ci prendiamo, ci perché lasciamo, tu, poi invece di sposarmi, no? Poi non mi vuole, poi mi vuole, poi il marino lo inganna. Nina, tu un marito vero ce l'hai? Io ce l'ho, certo. Cioè, no, non lo so. Come non lo sai? Ma stai scherzando? Ce l'ho e me lo tengo anche stretto. Brava. È più giovane di te questa è più cosa giovane, mi, beh, adesso, mi piace. Ma che vuol dire, vabbè, 12 anni più giovane di me, ma che dai, no, oggi 12 anni e niente, dai, su. Ma insomma, con un uomo non è proprio niente, ma Nina. Dai, oh, ma guarda anni? Che io... Ma stava scherzando a me, no, cioè veramente, guarda, mi stai facendo spettinare adesso. Ma adesso tuo marito sapeva di questo tuo primo bacio a Walter? No. Rivediamolo il marito di Nina Soldano, che è un bel vedere. No. Non lo sapeva di Walter. Tu guarda, guarda che bello, guardalo. Hai detto guardalo, che eri Vergine Immacolata quando l'hai conosciuto? Sì, beh, come gli hai detto? Ma come? Sono più grande di te, però. Grande, però io non, no. Ti solo, aspettavo. Solo te, solo te. E lui ci ha creduto. E lui ci ha creduto. Bravo. Oddio. E di Riccardo Polizzi, tuo marito cosa dice? Beh, Riccardo è un collega straordinario. Io lo dico sempre, è un nobile collega, simpatico, divertente, accogliente, premuroso. Ma c'è qualcosa che tutti voi dovete sapere. Di e allora Riccardo? Vi faccio vedere una scena di voi nel letto. Beh, lascia sta. Nel letto? Perché c'è un backstage di quando si entra nel letto. Oddio. Che è tutto un programma. Guardate. Ma dove l'hai preso, scusa? No, vabbè, uno quando state nel letto. Cioè, nel letto? Sì, vabbè, insomma, va in onda anche di preserare di Rai 3, quindi tutta una cosa tranquilla. Ah, ok. No, perché con te sai. No, è che me le cambio le scene. No, adesso. Sai. Magari mi fili qualcosa che io non conosco, capito? Ma lei mi lasci sorpresa. Ma gli scheletri degli scheletri. Beh, chi non li ha in giusto, fondo prego. Nella vita? In fondo all'armadio. Ma molto. Visto che sguardo tormentato, Marina, malinconico, tormentato, raccontaci disperato. Come perché vi lei... preparate? Riccardo, come si prepara a queste scene? Riccardo, scusami. Lo devo dire. Cioè. Allora, devi sapere che Riccardo
come ti ho detto prima, sei una persona molto premurosa, attenta, accogliente, rispettosa e così via. Quando ha davanti a sé una collega, una pa... Ma chi stai guardando, scusami? No, non hai mandato il filmato. una parte, che sia io o un'altra, lui sta molto attento, ok? Quindi capita che durante una scena, diciamo, passione, molto sentita, forte, passionale, lui entra nel letto vestito, nel senso, cioè, usa il boxer, ovviamente, boxer, poi si mette un pigiama leggero e a volte anche sopra il pigiama una tuta. E resta a torso nudo. E quindi, cioè, scusa, noi... quindi boxer, pigiama e tuta, esatto, si mette? Esatto, e poi infila nel letto, sì, e fa finta, e fa finta che è nudo. Che è nudo e si vede questo torso. E suda, poverino, suda. Allora gli dico, Riccardo, ti prego, togli qualcosa. Perché... No, perché... Non ti preoccupare. Allora io a volte, capito, prendo, capito? Ecco, e gli faccio così, Riccardo. Poco prima di girare, e dico, sei pronto? Sei pronto? Sì, sono pronto. E tu invece? E io, beh no, io ovviamente baby doll, color carne. Perciò quello suda. Però devo dire che lui è veramente molto, guarda, è un amore, devo dire che è un amore. Quindi è un timidone. Poi sta lì, capito, c'ho l'accappatoio. Ovviamente c'è, insomma, la troupe, quindi, certo, no, quando finisce la scena ti alzi dal letto e allora, sai, comunque cerchi di coprirti in qualche modo, no? Perché magari ti scappa una bretellina, magari si vede, no, un po' di seno. Riccardo sta lì pronto, che, capito, che ti copre, che ti avvolge, come un coso, capito, perché non vuole assolutamente. Ma come pudico? Lui è, ma il, però guarda, io lo amo profondamente. E anche lui per ama questo. Te, senti cosa ti dice Nina Soldano. Marina. Ciao Nina, eccoci, finalmente tocca a me fare i saluti e dire che meraviglia lavorare con te, perché è vero, ci supportiamo e, come hai detto tu, ci sopportiamo, ma la verità è che ci vogliamo bene e quindi lavoriamo bene insieme. Guarda, sono nel luogo dove abbiamo fatto una delle nostre ultime prodezze. Ti vorrei però pregare di una cosa. Quando io faccio qualche marachella, quando devi per forza agire contro di me e schiaffeggiarmi, fallo con... la tua meravigliosa dolcezza, col tuo garbo, perché sai, queste guance a forza di beccare schiaffi si consumano. Ti voglio bene, un bacio Nina. È bello lavorare con te. Ciao a tutti, ciao Caterina. È bello lavorare con te. Allora devi sapere questa. Però Riccardo va in ansia. No. Ho capito che Nina Soldano. No. Allora, lui va in ansia, entra in ansia quando ci sono delle scene, no, scritte. Non solo dove di Marina, nudo. A un certo punto, non solo di nudo, ma anche di schiaffi, insomma. E quindi io gli dico sempre, Riccardo, sei pronto? Sei pronto, Riccardo? E fa, no, Nina, ti prego, non dire così. Guarda, giusto perché voglio essere, diciamo, carina con te, no? Ma io ci gioco. E mi tolgo l'anello, no? Che è un anello bello. Sai che lo schiaffo, l'anello. È pesante, no? Quindi quando vede che io sfilo l'anello, oh, lui sta lì così. Allora, alla prova, lui dice, oddio, ma me lo dà e si copre, no? Invece io puntualmente non faccio niente. Giriamo quando la ruota, azione, giriamo azione, la ruota. Azione, azione, vero? Io do una pacca così che lui... Riccardo, vieni in studio per vedere questa pacca live. C'è il gioco della torre. Oddio. Dovrei buttare giù dalla torre o lui o lui. E mi riferisco lui, o chi? Pippo Baudo o Renzo Arbore. Perché, attenzione, questi due uomini sono fondamentali per la carriera di Nina Soldano. Si parte da Baudo, era Fantastico 6. Sì. E questo filmato ci sei tu. No. Prego Nina. No, oddio. Lì. La nostra Nina Zingara ci ripresenta questi premi. Avete sentito? Vediamo un po', la nostra Nina può svolgere con il suo carillon. Grande concorso. Il tuo primo lavoro, Giovanni Carillon. No, ma aspetta,
sta stupendo. Allora in breve, la in breve. Zingara eri. Sì, Baudo. Pippo. Pensavo ci fosse solo la zingara della luna nera. No. Prima è stata Nina. No, ti spiego, faccio breve. Allora, io ero da poco arrivata a Roma. Da Pisa. Da Riccione. Io sono nata a Pisa, però Riccione. Da Riccione. Dopo il bacio col Walter. Quindi, dopo il bacio col Walter, appunto. Quindi a un certo punto, vabbè, inizio a fare i miei primi lavori, così mi faccio conoscere, entro in agenzia, no? Come si fa, vicino, piccolo. E mi dico, guarda Nina, devi andare al Teatro delle Vittorie perché devi incontrare Pippo Baudo. Io dico, ma no, ma veramente? E mi dico, ma come? Io 2 anni prima ero a casa con i miei a vedermi Fantastico, no? A vedere Heather Parisi che cantava Disco Bambina o Crilù. E dico, adesso tocca a me, adesso lo vedo io. Dico, e vai? Ci... E vado e mi siedo. Teatro delle Vittorie, mi siedo, poltroncino. Hai detto così. Breve, Nina? Vabbè, aspetta. Entra, e a un certo punto mi vedo che entra, vedo questo omone. E io, tipo, presente Fantozzi? Dico, adesso che cosa faccio qui? Sai quelle cose un po'. Mi guarda, mi dà un pizzicotto e ha detto, ok, perfetto, non ti preoccupare. Devi fare la zingarella di Fantastico. Legate il biglietto della lotteria, tu guarda me e non ti preoccupare. Dico, wow. E così è andata, solo che, puoi capire, diretta, sabato sera. Guardavi lui e giravi? No, guardavo lui, guardavo un cameraman che poverino, mi aveva visto che ero proprio disperata, perché presa dal panico. Mi dice, guarda la luce rossa, come vedi la luce rossa, tu gira la manovella. Che poi ci pensa Baudo, e io stavo lì che va bene. Quindi quando mi vedevi lei che sorriseva, la zingarella. E questo è Baudo, perché siamo qui alla torre, Baudo o Arbore, perché lei era Miss Sud, ha indietro tutta. Ebbene sì. Miss Sud da Riccione, eh? C'erano problemi di geografia lì, perché Miss Nord era una brasiliana, ma andiamo avanti. Sì. vediamo Miss Sud. E che cosa avete trovato? Lo guardiamo insieme. Wow! Ma non è la gelosia, perché tu sei sempre mia. Perché tu sei sempre mia. Io non sarò normale, dipendo dal canale, ma a me mi piace assai il telegiornale. Canale. Sì. Le giornale. E la TV che vizia, il fatto è che mi sfizia sentire fino all'ultima notizia. Vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te. Ma sì, vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, e poi mi piazzo lì. Ho detto sì, vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, per stare vicino a te. E Renzo diceva con sentimento TG, TG. Vengo entrando lì. Vai. Tosto dopo il TG. Era in questo studio, no, Nina. Era in questo studio. Ero. E tu non vedevi l'ora che partisse questa sigla, no? E non sempre partiva o partiva sempre la sigla? No, la sigla partiva tutte le sere, che è la sigla di chiusura. Però Renzo a volte me lo faceva apposta. Cioè, che ti faceva apposta? Perché lui, io sapevo che quando lui apriva le console, le sue due console, quello era il segnale che le due Miss potevano avvicinarsi a lui e cantare. Allargatemi un po' l'inquadratura, perché la Soldano parla con le mani. Dici che esagero troppo. No, mi piace, che non si vedono a casa. Così. Quindi non sempre si apriva. E quindi non sempre si apriva, ma lui lo faceva apposta, perché lui sapeva che questa sigla, io andavo matta per questa sigla e volevo cantarla, no, tutte le sere, e lui no, me lo faceva apposta. Ah, ti faceva il dispetto? Mi faceva i dispetti. Poi, se ero distratta, mi chiamava e mi chiedeva qualcosa, io dovevo stare lì attenta, pronta a rispondere. Vabbè, ma sembra di stare a scuola. In pugliese. Se invece ero attenta, lui proprio mi lasciava lì così. Però guarda, un'esperienza bellissima. E allora però io ti chiedo, chi butti dalla torre? Pippo Baudo
o Renzo Arbore. Vabbè, ti do un altro modo per pensarci, perché nel 1987 tu, che ho fatto? Miss Sud, e lei Miss Nord, che... siete state intervistate da Falcao, Domenica Inn. Ma veramente? Non mi ricordo. Sì, Roberto Falcao, te lo ricordi chi era? Falcao, so, un grande calciatore, no? Sì, ma faceva le interviste, Nina. Ma non me lo ricordo. Sì, eravate tu e Adriana. Era il 1987. Ciaone. 88. Insomma, che ho fatto ieri, 87. 87. Vediamo un po' che ho combinato. Sicuramente tutta Italia le riconoscerà. È Adriana Oliveira e Nina Soldano, Miss Nord e Miss Sud di una celeberrima trasmissione. Come state? Bene. Bene, grazie. Grazie. Non c'è l'applauso oggi, perché? Scusa! È la prima volta che vi intervisto in televisione, no? Dopo che è finito questo programma Indietro Tutto. Lo dici a me? Sì. Posso rispondere? No, non sei abituata a rispondere. No, posso fare una piccola parentesi? Prego. Allora, ho iniziato con i fotoromanzi, Nuvoletta, non parlavo. Fantastico sei, Nuvoletta, e non parlavo. Indietro Tutta, non parlavo. Per fortuna, dico, ho fatto un film con Jerry Calà. Posso dirlo? Hai già detto, vai. E per fortuna, parlavo. Fatto parlare di... Perché non avete mai parlato di questo problema? Perché non c'è stato mai un momento di rivalità tra di voi, è vero? No, no, rivalità tra di noi? No, tra Miss Nord. No, Miss Nord no. No, 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 rivalità no. Ma come ero piccola, una ma timida, timida, che non sapevo che fare, madonna mia, guarda. Ti butti dalla torre, Baudo, Arbore. Senti, Caterina, come faccio? Non posso. Ti butti tu. Mi butto io, sì, mi butto io. Immaginate. Come faccio, non posso, Baudo, giriamo Renzo. La ruota. Vi amo. Giriamo la ruota, veramente una creatura, Veramente la bottiglia, detto. Giratela! La bottiglia? Oh, giratela! No, perché ho detto la ruota e c'hanno ragione, è mica la ruota. Quello è un altro programma. Ma che segreto. È segreto? Tuo marito sa... Che? Che hai fatto un film. Ah, non dirlo, dai! No, dai, non ti prego, Caterina, non ti prego, no, non dirlo, no, non dirlo, no. Ma veramente non lo sa? Ma Wikipedia non ce l'ha? Sì, ce l'ha, però... Però guarda, cioè, voglio dire, lui fa altro nella vita, non sta lì a guardare Wikipedia, cioè, non... Tanto so dove vuoi arrivare, già lo so. Ma dillo tu. Lo devo dire io? Il segreto di Nina Soldano qual è? Che ha fatto un film con? Con Tinto Brass? Ma sei cattiva forte. Ma capirai, cioè... Ma vabbè, capirai, Tinto Brass, allora... Film erotico, è film erotico. Però per me è stato, diciamo, uno spot pubblicitario. Io sono arrivata lì così, perché ti spiego. Brevemente. Paprika. Brevemente. Per chi paprika. Non l'avesse visto, io, Paprika. Anche io, ecco. Neanche ecco, Fabrizio D'Alessio. Parliamo degli anni 90. Cioè, no, chi ogni ragazzo, ogni attrice... desiderava conoscere. È vero, non l'ho visto, ma mi hanno messo un attimo all'angolo, scusa. Non l'hai visto, bravo. Non l'ho visto, recupererò però. Protagonista Deborah Caprioglio. Però parliamoci chiaro, all'epoca, cioè, ma chi non voleva conoscere Tinto Brass? Com'è, simpatico? Simpaticissimo, buono. Poi era sempre accanto alla sua amata Tinta. Innamorato della moglie. Innamorato, perso. Ma veramente una bella persona. E allora io spavalda andavo lì e dico, ma ti pare che io non riesco a fare un film per Tinto Brass? Cioè, ma dire, tu proprio l'hai cercato? Sono un'attrice, ma mi metto in gioco. Bella come il sole. Però capito, io devo fare i conti, come ti ho detto prima, con la mia timidezza, il mio essere così, a volte anche chiuso. E non come so, parliamo di tanti anni fa, dico, io ce la devo fare. Quindi vado a fare questo provino e Tinto mi dice, guarda Nina, con tutto il bene che ti voglio... Cioè, la coprotagonista, la Capriolo era protagonista, quindi lui cercava la coprotagonista. Coprotagonista no, magari ti faccio fare un ruolo piccolo. E che hai fatto? Una giornalista che entra in questa casa di tolleranza a fare varie interviste e ti becca la Caprioglio, però alla fine anche lei cade in questo anche gioco. Anche lei si spoglia. Diciamo, strano, sì. Perverso. L'ho fatto, per carità. Ma sei andata anche però... dalla Carrà a promuovere il film. Ma poi sai cosa diceva Tinto di me? Che io avevo il fondoschiena, io gli ricordavo il fondoschiena di Stefania Sandrelli. Perché lei aveva fatto, non mi ricordo, La Chiave.
E io capirei, capito? Lo vedi, wow, veramente il fotoschino con la sandaglia. Beh, mica ti ha detto la bravura, però, per raccontare il sedere. No, no, nel senso che... Sì, ho capito. È iconico. Dai, su, sì. Parliamo della Sandrelli. No, un attimo. Pronto? Pronto? Io volevo vedere lei dalla Carrà. Ma chi è? Un momento, fatemi vedere lei dalla Carrà. Ma chi e è? Poi risponde al telefono. Oh, non mi fate pian colpo, chi è? Tranquilla. Caterina. Guarda la Carrà. Ti voglio bene assai. Anch'io. Di dove sei tu, Nina? Nata a Pisa, e, di origine siciliana. Mm-hmm. E d'adozione romagnola. Io beh, insomma, ho girato tutta sì, l'Italia. All'Africa anche, se vogliamo. Ah, ecco. Sì, indietro tutta tu rappresentavi Miss Sud. Sì. Che cosa ti ricordi di questo programma con Renzo Arbore? Grande allegria proprio, spontaneità, c'era di tutto dentro. Fra tutte quelle ragazze non c'era nessun tipo di rivalità mai? No, devo dire no. Perché no. Renzo è stato talmente bravo a non talmente carino sentire, con tutte, sì, che insomma in è riuscito difficoltà, diciamo, ad avere mai nessun problema. No. Guarda, è vero, nessuna rivalità, eh. Va bene, c'era posso la dire, voi attrici... Felice Anagliaccio, eravamo tutte giovani, basta, no? Siete, voi attrici siete noiose. Oh! Non mi dite mai nessuna rivalità, mai che qualcuno lo venga a chiedere a me in televisione. Oh. Pronto chi è? Ma chi è? Pronto? Pronto? Sì. Oh, un uomo, buon pomeriggio, con chi parliamo, Iannina? Con chi parliamo? Con Franco. Franco! Sì! Caro Franco, la domanda è questa, se risponderei bene avrai... E io parlo con la più sex symbol della televisione italiana. Uè, la più sex... Ma grazie! Ma grazie, Franco! Franco, grazie! È la verità! È la verità, grazie davvero! È Franco! Io sono un uomo impegnato! Di politica, di sport, di fiction, non ne capisco un tubo. Va bene, Franco, tranquillo, è facilissimo questa domanda. Nell'ultima stagione della soap opera Un posto al sole, come si chiama il personaggio che ha cercato di allontanare Roberto Ferri, cioè suo marito, da Marina Giordano, ovvero Nina Soldano? Come si chiama? Si chiama Lara o Giulia? Si chiama Lara o Giulia? È buona la prima? Sì o no? Sì. Bravo, bravo, era facile. Bravo, bravo. Ma se tu dici si chiama Lara o Giulia, scusami, ma sei Franco, molto generosa, devo dire, sono brava, molto, generosa. Molto brava. Si chiama Lara. Hai vinto il cofanetto di Un posto al sole. Ciao Franco. Ciao. Ciao. Che poi ciao, ciao. Di rivali Marina ne ha avute tantissime. Cioè, questa è l'ultima, ma lei ne ha avute tante, eh. Quanto ti diventi? Un io mi diverto tantissimo, guarda. Devo tanto anche a questa serie. E grazie. Sono 21 anni, eh. 21 anni. Allora ci vediamo questa sera su Rai 3. Ah, ma è finita? Eh sì, dobbiamo dare la linea al Paradiso delle Signore. Prima però c'è una cosa molto importante a cui tutti noi teniamo. Oggi è la giornata della mondiale della consapevolezza dell'autismo e per aiutare la ricerca potete donare al 45585. Quando serve il gobbo si rompe sempre. Un attimo che ripeto il numero 45585. È importantissimo donare per poter continuare la ricerca sull'autismo, quindi fatelo in questo momento tutti quanti insieme. Io e Nina, adesso che ci salutiamo, lo faremo anche noi dai nostri telefonini. Grazie a tutti, vi lasciamo a Paradiso delle Signore. Se questa vita siamo noi.